ringraziare per l'invito il gruppo di Learning Italia, è la mia prima volta, e anche l'SOA, soprattutto per avermi dato, non dato, mi sono trovato da solo, però questo bellissimo logo che arricchisce un pochino le poveri luci di qualche colore. Come potete vedere l'ho messo dappertutto. Un disclaimer, perdonate l'anglicismo, io sono matematico, faccio geometria differenziale, complessa, ottonionica, a volte ho usato anche i sedenioni. Chi non ha capito nessuna di queste parole non importa, non è fondamentale. Chi di voi è matematico e può aver apprezzato qualcuna di queste parole si renderà conto che io e il deep learning, le reti neurali, l'intelligenza artificiale generale siamo mondi abbastanza lontani. Per fortuna sono nerd da quando ero piccolo, quindi ho sempre smanettato con i computer, sono affascinato dai computer e gioco anche a Go. E quindi, diciamo, ho tutti gli strumenti necessari per parlarvi di quello di cui vi vorrei parlare, ovvero di qualcosa che ci ha già accennato Francesco all'inizio, ovvero di AlphaGo. E questo cataclisma che è successo un paio di anni fa nell'intelligenza artificiale, il giorno in cui Google ha mostrato che era stato in grado di scrivere un software che riusciva a battere il campione del mondo di Go. Il Go è un gioco antichissimo, c'ha 4.000 anni, nato in Cina, non in Corea. E va bene, comunque cerchiamo di arrivarci un pochino per gradi a questa cosa, non troppo per gradi perché sono le 10. Allora, io cerco di spiegare le cose essenziali, il tempo è breve, ma voi vedete, si svegli e attenti, fate pure domande mentre vi parlo, ci sono alcune cose che è molto utile se le capite subito e non dopo, in seconda battuta. Allora, qui ho una quantità di lucidi sufficiente a fare 3 ore di seminario, suppongo che voi non lo vogliate, quindi salto un pochino la parte storica, però ho messo quella spuntina verde di fronte ai lucidi di cui voglio dire due cosine. Questa è la parte storica, volevo farvi leggere queste due frasi, che se avessi un puntatore potrei indicare. Comunque vi faccio vedere, c'erano tantissime aspettative negli anni 60, appena nata l'intelligenza artificiale, c'è stata la prima conferenza a Dartmouth, eccetera, si avevano queste aspettative, le macchine saranno capaci in 20 anni, vi ho detto negli anni 60, di fare tutti i lavori umani, oppure addirittura in una generazione il problema di creare l'intelligenza artificiale, si intende in senso intelligenza artificiale generale, quella ancora lontana, quella che forse è abbastanza vicina, quella che formerà la singolarità, probabilmente, si credeva che sarebbe stato risolto a breve. Ora sappiamo, siamo nel 2018, questo non è ancora successo, anche se credo che siamo vicini. Questo lucido l'ho messo solo per un'immaginetta carina. No, anche per dirvi che l'intelligenza artificiale ha avuto periodi di alti e bassi, in particolare questi che si chiamano grandi inverni, non grandi, forse inverni, basta. E cosa succedeva? Tante aspettative. L'intelligenza artificiale risolverà il problema della fame nel mondo e tutti i problemi adesso legati, anche quelli non legati. Oh, non ce l'ha fatta. Vabbè, ma allora l'intelligenza artificiale non vale niente, no? Un po' bipolare questo atteggiamento. L'intelligenza artificiale non vale niente, creava questa conseguenza, non arrivavano più i soldi. E sapete, la ricerca senza finanziamenti non va avanti. E quindi finiva la ricerca, qualcuno faceva una scoperta e si ripartiva. Arriviamo adesso, abbiamo saltato 30 anni, a una parte che ci può interessare. Qualcuno di voi forse ha sentito, si ricorda, se ha avuto la fortuna di esserci, 21 anni fa è successo che IBM ha costruito appositamente dell'hardware, un computer apposito, che è riuscito a battere per la prima volta il campione del mondo di scacchi. Questa fu una notizia eccezionale ai tempi. E a quegli stessi tempi il Go
non era neanche lontanamente attaccabile dal computer, nel senso che se voi aveste cominciato a giocare a Go nel 97, in 2 mesi eravate in grado di disintegrare completamente qualunque programma che giocava a Go. E salto di 10 anni, dopo 10 anni il Go era diventato un dilettante forte significa livello molto basso, per capirci, rispetto al livello che aveva raggiunto il computer negli scacchi. Ok, saltiamo al 2014, succede una cosa importante, diciamo, viene introdotta una nuova tecnica, che è la tecnica di navigazione delle mosse nell'albero del Go, che si chiama MCTS, questa ricerca dell'albero Monte Carlo Tricer. In questi lucidi con MCTS indicherò quell'algoritmo lì, cercherò di parlarvene. Nel 2015 succede l'evento che ci porta qui oggi a questo mio seminario. Google, in segreto diciamo, vuole provare un software che ha sviluppato negli ultimi mesi. Questo software si chiama AlphaGo e lo fa giocare in segreto, cioè senza fare un annuncio pubblico, contro il campione europeo di Go. Il campione europeo di Go è questo Fanui, e lo batte. Per capire la portata dell'evento, chi di voi è vicino alla ricerca apprezzerà il fatto che il successo di questo software contro il campione europeo di Go è andato pubblicato sulla rivista Nature. La rivista Nature è il sogno proibito di tutti noi che facciamo ricerca. Diciamo, qualunque ricercatore farebbe qualunque cosa pur di pubblicare. La rivista Ma di Nature. È andato sulla copertina sempre, vero? Mettendo in basso tutti gli altri pezzi, copertina in grosso così. E questo per dirvi l'importanza della cosa. Però per chi sa giocare a Go, questa cosa non era poi così. Era un avvenimento grande, ma il campione europeo di Go, detto sinceramente, non è niente rispetto a quello che era il giocatore storico degli ultimi 10 anni di Go, tale Lee Sedol, coreano. Quando Lee Sedol ha visto le partite dei computer contro questo cinese, ha detto, vabbè, ma chiaro che ha perso, io sono più forte, io ci vinco. Tra il 9 e il 15 marzo 2016 viene organizzato questa partita, al meglio di 5 partite, in cui AlphaGo disintegra completamente questo giocatore umano. Questo è il momento storico per la comunità del Go e per la comunità, secondo me, anche dell'intelligenza artificiale, il momento in cui queste tecniche di intelligenza artificiale mostrano veramente la loro forza. Noi appassionati di Go ci siamo alzati la mattina alle 5, perché le partite erano in Corea appunto, per vedere la diretta streaming su YouTube di questi match, e vi giuro erano tutte finali di campionato del mondo di calcio, emozionantissime, strappalacrime, cioè adesso mi commuovo anche. So che è strano pensare che si possa emozionare di fronte all'immagine di pallini bianchi e neri che compaiono con estrema lentezza su un palco. Però è così. Bene, fine della storia. Il Go ha battuto il campione del mondo Lee Sedol, che non era proprio il campione del mondo, era il giocatore più forte degli ultimi 10 anni. Il campione del mondo era un tale Keijie, un cinese, che in effetti era più forte di Lee Sedol. Keijie vede le partite del computer contro Lee Sedol e dice, sì, ma in effetti io ci avrei. Bene, immaginate già come va avanti la storia. Nel Capodanno 2017 e compare un giocatore online, è stato molto bello, un giocatore online che si chiama Master, che 1-1 batte tutti i giocatori professionisti su internet. Anche questa cosa era assolutamente impensabile. Dopo 30 partite senza evidentemente dormire né mangiare, la gente ha cominciato a pensare che questo giocatore potesse essere un computer.
Dopo 60 partite Google ha fatto outing e ha detto: carissimi, sì, effettivamente è lo stesso software di mesi fa che abbiamo allenato ancora un po' e adesso siamo pronti a giocare contro il super campione del mondo. Ci giocano 27 maggio 2017, non c'è storia. Questo non è stato un evento storico perché nessuno si aspettava più che KJ potesse farcela. In effetti non solo non ce l'ha fatta, ma è stato proprio, come dire, non sono parole, di un muro. E beh, fine della storia? No, perché 4 mesi dopo, 5 mesi dopo, Google annuncia: carissimi, sapete cosa? La versione di AlphaGo che avevamo fatto pochi mesi fa aveva un difetto, aveva imparato da noi, cioè l'avevamo allenata dicendogli noi le mosse all'inizio che doveva fare, poi aveva studiato da sola perché era diventata più forte di noi tecnicamente, visto che siamo a un seminario su reti neurali, deep learning. Il learning che aveva fatto AlphaGo era inizialmente di tipo supervisionato e solo successivamente, su partite fatte dal supervisionato, era stato fatto il reinforcement learning, che è quello che l'aveva reso più forte dell'essere umano. Google a un certo punto ha detto: ma sapete cosa? Proviamo a fare un software che impara da subito da solo. Perché dobbiamo dirgli noi le cose che deve fare? E se noi ci sbagliamo? Ma che ci sbagliamo? Sto gioco c'ha 4.000 anni, ragazzi. Io ho a casa tipo 40 libri di Go. Mica potranno essere tutti sbagliati quei 40 libri di Go. Forse tutti e 40 no, però una trentina sì, perché è successa questa cosa, come ha detto Francesco anche per gli scacchi. Nel Go, questo bambino, questo AlphaGo bambino che si chiama AlphaGo Zero, impara da solo, quindi lui i libri non li conosce, riscopre qualcosina, come le aperture negli scacchi, riscopre qualcosina del Go, ma anche refuta, dice refutare in italiano, refuta alcune cose che i libri dicono del Go, cioè crea delle nuove sequenze che gli esseri umani magari avevano considerato non buone, eccetera. Questo è ancora più spettacolare di quello che era successo con l'AlphaGo iniziale, perché questa è una macchina che ha veramente imparato da sola. Pensate le applicazioni che possono avere degli algoritmi che imparano da soli senza dati a disposizione, possono affrontare problemi per cui noi la risposta ad alcune istanze di questi problemi non ce li abbiamo. L'apprendimento supervisionato come funziona? Noi prendiamo un insieme di allenamento del quale conosciamo la risposta, confrontiamo la macchina con questo insieme di allenamento, la macchina dà delle risposte a cavolo che dipendono da questi pesi che all'inizio sono inizializzati in maniera random e noi gli diciamo: no cara macchina, le risposte giuste erano queste. E poi c'è un algoritmo magico, questa back propagation. Sì, a questo punto mi viene il dubbio, come viene allenato AlphaGo Zero? Contro AlphaGo originale oppure contro... Allora, adesso ci arriviamo, fa parte delle ultime parti. Comunque viene allenata semplicemente dicendogli: gioca. Se io ti dicessi di imparare a giocare a Go, secondo te cosa farei? Ti spiegherei le regole, sì, e poi ti direi: adesso studia questo libro e torna dopo domani e giochiamo. Probabilmente, se voglio solo insegnarti a giocare, ti dico: senti, queste sono le regole, adesso non farti i propri problemi, giochiamo, no? Noi giochiamo 1, 2, 10 partite. Vinci in qualcuna di queste partite? Non solo non vinci, ma a volte farai anche delle mosse illegali in cui io ti dirò: no, guarda, ricordati, le regole dicono questo. Il cavallo, faccio la metafora con gli scacchi che magari conoscete di più, il cavallo si muove 2 e 1, non 3 e 2, ok? E piano piano tu, che non sei stupido, impari, no? E piano piano migliori. È ragionevole che migliori già dopo un giorno. Hai imparato le regole perfettamente, probabilmente non fai più errori tipo muovere male il pezzo. Ecco, il reinforcement learning fa esattamente questo, cioè imparare da soli significa esattamente questo, che detta così sembra una cosa naturale, semplice, però nelle macchine questa cosa non era così semplice e così facile, in particolare in un problema del genere era pensato assolutamente impossibile. Non è finita. AlphaGo Zero dice: sapete cosa? È stato così facile
solo a giocare a Go, che in realtà mi sono servite solo le regole del Go. Allora, io sapete cosa faccio? Comunque cosa ha detto? Sapete cosa facciamo? Abbiamo detto a AlphaGo Zero le regole di altri giochi, per esempio di quest'altro gioco di cui si parla tanto, gli stacchi che 21 anni fa vennero battuti dal computer e che adesso c'è il software più forte del mondo che ha 21 anni di esperienza negli scacchi. Noi abbiamo insegnato al nostro programma le regole degli scacchi invece che le regole del Go e poi gli abbiamo detto di provare a giocare contro il software campione del mondo di scacchi. Indovinate chi ha vinto? Indovinate quante ore ci ha messo, indovinate, basta leggere, quante ore ci ha messo Alfa Zero, che a questo punto non si chiama più Alfa Go Zero, si chiama Alfa Zero perché non c'è più il Go, che sapeva giocare sia a Go che a scacchi e anche a Shogi, scacchi giapponesi. Dopo 4 ore era diventato più forte di Stockfish. Ancora per dirvi quanto di moda è questa cosa. C'è un film su Netflix, ragazzi, di questa storia. Io avevo il DVD, volevo portarlo, farlo vedere, però credessimo, se esiste anche un gesto di però Google che dice ci abbiamo messo solo 4 ore quando loro hanno tutti i server, non vale. Poi do dei numeri su questo, in realtà poi per battere e disintegrare Stockfish ce ne hanno messi, hai ragione, non 4 ma 9. E poi parliamo anche di questi tempi di progetti distribuiti open source senza le risorse di Google che si trovano, eccetera. Allora, questo ve lo risparmio. Allora, se io vi dovessi spiegare nel dettaglio come funziona AlphaGo, ci sono un sacco di cose da spiegare, ovviamente le regole del Go, una cosa che si chiama teoria dei giochi combinatorica, come fa un computer a pensare se faccio questo, tu fai questo, lui fa quest'altro, cosa significa risolvere un gioco? Prima si è detto, no? Gli scacchi non saranno mai risolti, quanti di voi sanno che cosa significa risolvere un gioco? Alzate le mani, dai, lo sapete in realtà effettivamente, se anche non lo vedete. Perfetto, per cui io non vi spiego queste cose, cerco di andare avanti. Però per farvi capire che se vi rimane la sensazione, ma tutto sommato, sono andato a seminario su AlphaGo, ma sono uscito che non mi è proprio chiarissimo nel dettaglio come funziona AlphaGo. Neanche se restiamo fino a domani, vi sarà chiaro nel dettaglio di AlphaGo. È normalissimo, ci sono dietro tantissime, tantissime cose. Allora. Questo è un altro lucido che mi volevo soffermare. Per farvi capire la cosa di cui vi voglio parlare, vorrei farvi capire che i giochi sono degli alberi. Questa cosa è chiara a tutti? Cioè che un gioco è un albero. Ritorna. Scusate, forse devo fare questa domanda. Quanti di voi sono matematici? Vista la vicinanza geografica mi aspettavo una percentuale maggiore, però... E, va bene, allora cerco di convincervi che i giochi sono degli alberi, per qualche motivo i matematici li guardano a testa in giù gli alberi, gli informatici credono li guardano pure gli alberi, pure voi, che cosa siete voi? No, ho detto matematici, ma intendevo... Allora, siamo convinti che i giochi sono un albero, se non siamo convinti ve lo dico in due parole, senza lucidi. Comincio a giocare, c'ho la configurazione iniziale del gioco, ok? Faccio una foto della tavola, pensate alla partita di scacchi, ok? Fate la foto della tavola di scacchi con tutti i 32 pezzi sistemati. Da qui pensate a tutte le mosse possibili che potete fare. Quindi direi, ogni pedone può andare in avanti, sia bianco che nero. Quindi abbiamo già 16 mosse. Per ciascuna di queste mosse fatela e fate una foto. Ma scusa, nero non può giocare per primo, no? Giusto, quindi sono... Quindi, prime 8 mosse, ne avete fatto una foto e l'avete messo su un foglio molto grande, ok? Poi il pedone può muovere anche di 2 all'inizio, quindi fate altre 8 mosse che il pedone muove di 2, avete altre 8 passi, avete fatto una foto e 16 trattini, ok? Poi ci sono tutte le altre mosse, insomma capite, avete fatto una figura con una radice dalla quale partono varie frecce, vi convince questa cosa? Iteriamo? Siamo d'accordo che da ciascuno degli altri nodini successivi possiamo fare altre frecce? Così via.
Siete d'accordo che a un certo punto alcune di queste foglie che ho raggiunto, alcuni di questi tondini, chiamiamoli nodi, che ho raggiunto, saranno le posizioni in cui un re è sotto scacco matto, cioè posizioni finali, che si chiamano foglie, una grande fantasia analogia con gli alberi. Queste posizioni finali avranno un vincitore, giusto? Se il re nero è sotto scacco matto, si segnerà vince bianco, ok? Siamo matematici generalizzati, ingegneri, quindi vince bianco, vince nero, siamo d'accordo nel denotarlo più 1 meno 1, ok? O il contrario, ma decidete voi. Bene, quindi se gli scacchi alla fine disegnati sono un gioco del genere, io alla fine avrò dei numeri, ok? Voi dite, ma gli scacchi avevamo detto 16 rami già all'inizio, più tutte le altre mosse non abbiamo detto, qui ce ne sono solo due. E vabbè, però sono, diciamo, le cose semplici, no? Questo è un gioco molto stupido a pensarci, però anche questo è un gioco in cui dopo la prima mossa, la prima configurazione, ci sono solo due possibilità. Bene, guardate ora che qui succede un miracolo, il metodo minimax, il metodo del minimo e del massimo, un miracolo che vi dovrebbe convincere del fatto che tutti questi giochi di cui stiamo parlando, gli scacchi, il Go, il Prince, l'Otello, questi giochi che si descrivono con l'albero che a un certo punto finiscono e c'è un vincitore ben determinato, tutti questi giochi sono assolutamente banali e inutili. Perché in realtà, ragazzi, sapete veramente un computer che sa giocare cosa dovrebbe dire all'inizio della partita? A seconda che gli capita il colore nero o il colore bianco, dovrebbe dire mi arrendo, oppure l'avversario dovrebbe dire mi arrendo, perché questi giochi sono in teoria completamente, assolutamente determinati fin dalla prima mossa. Lo sono veramente, solo che noi, nessuno di noi è in grado di capire qual è la strada che bisogna fare per vincere. Hai dimostrato che... Te lo dimostri adesso, non è, è questo metodo è minimale. No, solo una domanda. In realtà ci sono dei loop in certi giochi. Per non detto che ho detto questa tipologia di giochi, intendevo esattamente giochi finiti, perfetta, completa, senza loop. Se, cioè, se c'è un loop, allora diciamo il gioco deve terminare, il gioco deve essere finito. Se c'è un loop. Come finire la qualità, se c'è un loop. Vabbè, in genere se c'è un loop, come negli scacchi, metti una regola che interrompe quel loop. Tecnicamente, diciamo, si può anche cercare di aprire il grafo, eccetera. Ma guardate questa cosa miracolosa, che è molto carina. Questo, notate che i turni sono... questo è il turno di minimo. Diciamo, i due giocatori li chiamiamo minimo e massimo, ok? Scusate, questo è il turno di massimo, freccia verso l'alto. Questo è il turno di minimo, freccia verso il basso. E sono a livelli, ok? Queste sono le foglie. Domanda, se per caso la partita arrivasse a qui, qui tocca a minimo, che mossa può fare minimo? Solo questa. Chi vince quando si arriva qui? Credo che meno uno significhi che vince minimo. Ok? Quindi qui chi vince? Per forza minimo. Se ho ragione, qui ci dovrebbe venire un meno uno. Ci è venuto un meno uno. Ok? Questo è molto semplice. Ora però facciamo un attimo questo lavoro qui sopra. Attenzione, qui è il passo chiave, qui gioca massimo, può scegliere una delle due mosse, chi vince? Vince lui. E come vince lui? Beh, dipende da che mossa fa, scusate, se fa questa perde, però lui può scegliere. Qui c'è un'ipotesi implicita che si chiama di giocatori razionali, massimo non è stupido, neanche minimo, se possono scegliere, scelgono la mossa giusta. Ok? Quindi qui sopra che cosa ci metto? Un più uno. Massimo. Capite che facendo questo ragionamento fino in cima arriviamo alla fine, cioè alla fine, all'inizio, nella radice, che c'è un numero ben preciso. Ok? Questo numero in questo caso è meno uno. Quindi in questa partita vince sicuramente minimo, perché lì sopra c'è meno uno. Quindi cominciamo a giocare e Massimo, se sa giocare la partita perfetta e sa che minimo a giocare la partita perfetta, dice mi arrendo prima ancora di iniziare a giocare. Ok? Non c'è nessuna possibilità di vincere. La stessa cosa si può fare con valori, non solo con giochi in cui c'è vincitore o perdente. Anche qui si sceglie il minimo, il massimo, il minimo, il massimo. Questo è l'algoritmo che
indovinato un po', infatti si chiama algoritmo del min-max. Ogni livello si sceglie o il minimo o il massimo. Colorando l'albero, questa cosa si chiama colorazione dell'albero, si riesce a vedere chi vince. Quel più 3 in cima cosa dice? Che vince massimo e che vince di almeno 3 punti, se non sbaglia. Nel senso che la mossa migliore che può fare minimo in ogni momento è non perdere di più di 3 punti. Quindi la prima mossa che farà massimo sarà andare qui. Notate che appena Massimo sbaglia, se Massimo sbaglia e va lì, improvvisamente, senza continuità, una partita che lui vinceva sicuramente di almeno 3 diventa una partita che lui perde di almeno 9, sempre che non si sbagli minimo. In realtà in questo particolare sottoalbero adesso Minimo può giocare alla cieca perché vedete tutti i numeri sono negativi. Può perdere 9, c'è un più 6 in più. Ah, ah certo, no, perché sono foglie così, certo, questo l'ho fatto a caso. Ok, va bene, allora vi ho convinto. E gli scacchi con la regola, con la dritta regolare non rende già gli scacchi. Non gioco combinatorio di tutti qua finito, sì. La regola dice quella dello stallo, no? Sì, sì, sì. Okay. Gli scacchi sono a 3 valori, non sono soltanto vincitore perdente, ma anche pareggio. Però non cambia niente in questo discorso, sì. Cioè, una volta che il gioco ha delle regole apposite che lo fanno finire in tempo finito, quel gioco rientra in questa categoria. Anche il Go è così. E anche il Go è così, esattamente. Ah no, il Go non è così, ve l'ho detto. Ma quindi, pur non potendo costruire tutto l'albero del gioco degli scacchi, è possibile in ogni nodo stabilire qual è la probabilità di vincita, diciamo. Probabilità? Cioè, non ho probabilità. La, sì. Da quello che abbiamo detto, attenzione, non ci sono probabilità. Sì, sì, no, gioco. Cominciamo a giocare a scacchi. Tu che colore prendi? Se fai sempre le mosse giuste, sì, però cioè giocando magari una. Cominciamo a giocare, io e te, che colore prendi? Bianco. Io prendo nero. Abbandono, credo. No? In realtà non lo so se devo abbandonare, perché questa analisi è talmente complicata che non, negli scacchi, per esempio, non sappiamo neanche se il colore bianco o il colore nero vince, ok? Quindi la tua domanda è, anche se non riusciamo a risolverlo tutto, a fare questo lavoro, quando siamo in un nodo sappiamo la mossa giusta da fare? No, purtroppo no. Okay, adesso. Nel senso che l'albero non è mai stato costruito, si direbbe, definito. Sì, l'albero degli scacchi non è mai stato costruito completamente, né tantomeno colorato. Avete capito la cosa brutta di questa cosa? Per fare questa cosa semplicissima che vi ho detto, non potete partire dall'inizio. Dovete partire da tutte le foglie che ci sono in fondo, ok? E lì coloratele tutte, perché avete visto che il colore del genitore dipende dal colore dei figli. Sempre i figli che comandano. Bene, e queste domande mi portano proprio alle osservazioni successive. Allora, questa è un po' la risposta alla domanda che state facendo. Il gioco degli scacchi è mai stato esplorato completamente, mai stato colorato? Vediamo un po'. Se no, non è stato, ma perché nessuno ci ha pensato? Vabbè, lo faccio io domani. Aspetta, prima di metterci, facciamo due conti. Allora, se questo è l'albero, facciamo un albero binario. In genere i giochi sono più complicati, non è che hanno solo due scelte, quindi se facciamo questa ci va bene. Se quest'albero ha 1, 2, 3, 4 livelli e ogni livello ha due scelte, alla fine quante scelte abbiamo? Anche gli ingegneri sanno. Alla fine abbiamo 2 alla quarta. Se i livelli fossero 100, alla fine avremo 2 alla 100. Perfetto. Quanto è 2 alla 100? È un numero grande o un numero piccolo? 2 alla 100 è circa 8 alla 30, no? Quindi diciamo 10 alla 27 sarà. 10 alla 27, un numero grande o piccolo? Allora, questi numeri si chiamano, questa si chiama ampiezza dell'albero e questa si chiama profondità dell'albero, ok? Questo è un concetto.
un albero, l'albero del gioco, può essere semplificato in due modi: se noi riusciamo a ridurre l'ampiezza o se noi riusciamo a ridurre la profondità, ok? Per dare un po' di numeri, gli scacchi hanno una profondità di circa 10, cioè una profondità di circa 40 livelli, una partita in media dura 40 mosse e in media il numero di mosse che è possibile fare sono 20. Notate anche questo discorso della media, i giochi in genere non sono neanche così regolari. Potremmo avere all'inizio 30 frecce, poi ne avremo 18 qui e 16 qui, 20 qui, 25 qui, no? Quindi tutte cose irregolari, però si fanno delle medie e la stima per gli scacchi è all'incirca 20 alla 40 foglie finali. 20 alla 40 foglie finali, 10 alla 50 circa. 10 alla 50, ragazzi, beh, non è proprio un numero intrattabile, perché è comunque minore del numero di atomi nell'universo. Ho messo un pochino di cose, andiamo a vedere questo lucido. Questo lucido ci dice qui che il numero di atomi nell'universo è 10 alla 80, quindi 10 alla 50 è piccolo. No, non è il numero di atomi nell'universo, quindi è ancora sperabile riuscire a fare un computer in cui gli atomi dell'universo sono in bit e quel computer probabilmente gioca bene, riesce a risolvere gli scacchi, riesce a scrivere completamente la cosa e a fare anche di più, direi quella renta in più che c'è di da tanto rischio. Ma parliamo del Go, siamo qui per parlare del Go, degli scacchi. Cos'è quello? Ci deve essere errore, 10 alla 345 è tanta roba, e quello è più degli altri universi, un botto di più. Allora ragazzi, ecco, non vorrei, cioè gli scacchi vanno già benissimo come esempio, però mentre con gli scacchi uno può avere il dubbio, ma è meno del numero di atomi dell'universo, questa barriera psicologica che sempre. E beh, il Go non c'è neanche questa speranza, il Go è molto molto di più come configurazioni possibili del numero di atomi dell'universo. Quindi non possiamo assolutamente sperare di giocare a Go risolvendolo nel modo che vi ho detto prima. Questo, hai ragione tu, questi sono giochi banali solo per modo di dire. A questo punto tornano interessanti perché in qualche modo vi ho dimostrato, nel senso di convinto, che per quanto il Go uno comincia e dovrebbe dire mi arrendo oppure tu ti arrendi, a seconda del colore che è stato estratto, questa cosa non sarà mai veramente possibile saperla. Okay? Quindi dobbiamo trovare altre tecniche se vogliamo giocare bene a Go. Dobbiamo trovare tecniche per navigare 345 livelli di profondità, circa 10 mosse a volta. E troppo. Dobbiamo trovare metodi per diminuire l'ampiezza, che dicevo prima, e diminuire la profondità. Ok? Vediamo quali sono questi metodi. Questi metodi sono quelli che vanno sotto il nome di funzione valore e policy di scelta. La funzione valore, che cos'è la funzione valore? Prendete quest'albero, ok? Vedete, non è finito, qui continua un sacco di roba, però vi ricordate come funziona quella colorazione dal basso? Se ci fosse un amico, un genio, che vi dice i numeri da mettere qui, sareste felici? Vi serve sapere i numeri che ci stanno sotto? No, voi volete tornare su. Se il genio vi dice questi numeri, voi avete finito. Ok ragazzi, quindi se voi riuscite, date un nodo a dire quant'è il valore della funzione, il valore che ci dovrebbe essere in quel nodo, riuscite poi a ricostruire tutto. Attenzione però, se il genio è dispettoso, vi fa uno scherzetto, vi dà un valore sbagliato. Questo valore sbagliato rischia, non è obbligatorio, ma rischia di ripercuotersi fino alla cima. Questa partita qui, se facevate il calcolo prima con i numeri veri, veniva vincitore più, invece così viene vincitore meno. Quindi una funzione valore poco precisa può portare a completo al gioco sbagliato, ok? Quindi un metodo per diminuire la profondità dell'albero qual è? Avere una funzione valore che quindi ci permette di tagliare l'albero a un certo punto, perché da quel nodo lì di cui sappiamo il valore non ci interessa più tutto il sottoalbero, però questa funzione valore deve essere precisa, ok? Se no non
non va bene, mi dà un risultato sbagliato. E in realtà, ragazzi, questa cosa la fate sempre. Quando voi giocate, pensateci un attimo, pensate, giocate a scacchi, dovete fare una mossa, ok? Toccate il pezzo, non ho mai capito se è vera la regola, perché lo tocco il pezzo, posso tornare indietro, ok? Quindi lo tocco, metto il cavallo qui e sto 10 minuti con le dita sul cavallo a pensare se adesso lui gioca lì, io poi gioco qui, gioca lì, sono perso. Io gioco qui, gioca lì, scacco matto. Scacco matto significa valore uguale più uno. Tornate indietro e dite no, quindi quella non la faccio, vediamo un'altra cosa. State esattamente navigando l'albero usando una vostra funzione valore in testa. Questa cosa si fa normalmente negli scacchi, nella dama. A un certo punto è diventato facile, cioè il computer è diventato facile farlo. Nel Go non si riusciva. Non so se vi ricordate, la torre vale 5, l'alfiere vale 3, i giocatori di scacchi usano questa euristica, si chiama, no? Bene, questo è quello che usava Deep Blue. Usava questo più altre, credo, 4-5.000 caratteristiche numeriche che associava a situazioni della tavola degli scacchi, le mischiava tutte insieme e diceva se una certa posizione aveva valore bianco o valore nero. Quindi Deep Blue faceva questo essenzialmente, aveva una funzione valore precisa. Dunque, funzione valore riduce la profondità dell'albero, policy di scelta riduce l'ampiezza. Che cos'è policy? Questa è una parola che, se vi mettete a leggere letteratura di questa roba, trovate spesso. Policy uguale distribuzione di probabilità. Vi piace questo vocabolario? Quando leggete policy significa distribuzione di probabilità. I matematici apprezzeranno di poterlo leggere così, che è più chiaro. La distribuzione di probabilità vi dà quella cosa che vi ho detto tu prima, la probabilità di vittoria in una certa posizione. Questa è anche una cosa a cui bisogna in qualche modo abituarsi. Ci dovrebbe essere probabilità, quella posizione vince o perdi. Cioè probabilità di vittoria, no? In un certo senso, diciamo, vi dà vediamo poi quando arriviamo a probabilità nel senso della ricerca dell'albero. Se voi avete, però a cosa ci serve questo? Dicevo, serve per diminuire l'ampiezza dell'albero. Perché? Se io vi dico di queste 10 mosse, giocando qui hai probabilità 80% che sia vincente, questa invece è probabilità 18% che sia vincente, questa è probabilità 2% che sia vincente, scegli una mossa. Che mossa scegliete? Scegliete la prima. Avete ridotto, no? Tra tre scelte che vi avevo dato, magari ce n'erano altre 10 di cui vi ho dato probabilità 0, ne avete scelta una. Ecco che improvvisamente avete ridotto l'ampiezza dell'albero a 1. Ok. Allora, il fatto di poter scegliere quando si naviga un albero delle mosse con probabilità, ma in qualche modo di poterle scegliere, per esempio con la policy, le mosse con probabilità maggiore, vi permette di fare questo giochino, che sembra folle, ma quando lo fate poi funziona. Il giochino si chiama metodo Monte Carlo. Di nuovo nel mio albero. Sono qui. Purtroppo il genio non c'è, ragazzi, io strofino la lampada, ma il genio che mi dice i numeri da mettere qui non compare. Allora io faccio un'altra cosa. Sto supponendo di avere una policy, ok, che mi dice dove giocare con probabilità maggiore. Da qui faccio una partita. Questa simboleggia una partita. Una partita usando quella policy. Diciamo, banalmente, ogni volta scelgo la mossa con probabilità maggiore. Un computer in un attimo arriva in fondo e vedo che ho perso, pazienza, ho perso 0. Ne faccio un'altra, ho perso, vabbè, ne faccio un'altra, tutto a caso. Ah, ho vinto e segno 1/3. Continuo in questo modo e alla fine ho vinto 17 volte su 33. Me lo segno, ok? Facciamo questa cosa su tutte quelle foglie. Siete d'accordo, almeno qualitativamente, che alla fine questo numero delle foglie posso ragionevolmente pensare che ben rifletta almeno un ordinamento di quale foglia è
più probabilmente vincente o meno probabilmente vincente. Siete d'accordo o no? Allora, è ragionevole, però vi faccio notare, intanto 33 partite sole, forse un po' pochine, ma diciamo che un computer ne faccio 30.000. Ma vi ricordo come le ho fatte queste partite? Le ho fatte in maniera casuale, no? Ho usato una policy completamente casuale da quello che ho detto, o se volete, questa cosa che ho fatto, la scelta della mossa, dipende dalla policy, cioè dalla probabilità che mi dava le varie mosse. Bene, capite quindi che la risposta è sì o no, questo numero è un buon numero, oppure no, a seconda di quanto quella policy rifletteva veramente le mosse giuste e le mosse sbagliate. Di nuovo, sembra che ci stiamo mordendo la coda, no? La funzione valore per funzionare deve essere precisa, la policy per funzionare deve essere accurata, in genere si dice precisa anche lei. Bene. Scusa? La policy non migliora con l'esperienza. In questo caso la policy, questa che ho detto io, è una policy data a priori, c'è cioè una distribuzione di probabilità, sto dicendo usatela e vabbè, però non migliora con l'esperienza. Però sai che è una buona idea? Sarebbe bello trovare dei metodi per far migliorare la policy con l'esperienza. Conoscete qualche metodo che fa migliorare le cose? Non guardate lucido, dovevate dire le reti neurali, immaginate, sarà quello che farà migliorare la policy. Bene, questo l'ho usato perché credo di essere ampiamente fuori tempo massimo, però è carino un po' di detto. In realtà vi dico solo questo. Questo problema, che poi ci serve per l'MCTS, così non vi dico nient'altro dell'MCTS. Pensate a questo problema, siete di fronte a 5 slot machine, se avete? Ok. Queste slot machine hanno una distribuzione di probabilità, cioè ciascuna di queste vi fa vincere tot con certa probabilità. Chiaramente una di queste è la migliore, cioè quella che vi fa vincere di più, in media. Voi avete dei soldi e volete diventare ricchi, quindi vorreste giocare proprio su quella che vi fa vincere di più, ok? Che metodo pensate di poter usare? Primo metodo è questo qui, aspettate, arriva qualcuno, lo vedete giocare, vi segnate i risultati, dopo 3 giorni di esperimenti con i soldi degli altri, più o meno avete un'idea di quale macchina fa vincere di più. Però un casino un po' poco affollato questo, e non viene nessuno, quindi dovete far da soli. Allora cosa fate? È molto semplice, voi cominciate a giocare, giocate su una macchina e vedete quanto vincete. Poi giocate su un'altra macchina e vedete quanto vincete. Man mano che giocate, in maniera casuale all'inizio, ciascuna di queste macchine ha una vincita sempre maggiore e, questa è la cosa fondamentale, questa vincita potete associare un errore della vincita. Cioè, questa vincita media che avete fatto finora, qual è l'errore con cui questo numero si discosta da questa media teorica che voi non conoscete, che vi farebbe vincere veramente la macchina? Questo numero voi lo potete quantificare. Allora, la cosa che fate è giocare sempre sulla macchina in cui la vincita media che avete fatto più l'errore, che significa che ci potrebbe essere una vincita molto maggiore in quel range, più questo numero è grande. Se ci pensate un attimo, questo algoritmo vi permette di cambiare slot machine con un criterio che ben bilancia il giocare spesso sulla slot machine che vi sta dando più soldi, ma non trascurare le slot machine che, sulle quali non avete giocato spesso e che quindi dovreste esplorare di più. Perché voglio dire, se io gioco sempre sulla stessa macchina e mai sulle altre, è chiaro che quella è quella che mi dà più soldi, no? E grazie, non le ho mai provate le altre, devi provarle le altre per vedere se quelle ti danno più soldi. Bene, questa cosa adesso pensatela nella navigazione dell'albero. Siete in un nodo e dovete scegliere il nodo successivo. Ok? Il nodo successivo è quello che voi vorreste che fosse quello che vi dà di più.
lo modellizzate come se fossero tante slot machine, voi dovete scegliere la slot machine che vi dà di più. Quindi cosa fate? In ciascuna di queste slot machine giocate, tirate la leva, che equivale a fare quello che si chiama play out, cioè a fare una partita fino in fondo e vedere quanto avete vinto, cioè 0 o 1, e disegnate la vincita, quello che abbiamo fatto prima con quel giochino con il 33, che ho fatto 33 partite in ogni volta, no? Bene, questo metodo qui è quello che si chiama MCTS, cioè è il metodo che serve, che si usa in tutti questi algoritmi per navigare un albero in questo modo. Vi ricordate, ho detto all'inizio, non potete navigarlo tutto, dovete avere un metodo per selezionare solo alcuni rami. Questo algoritmo che vi ho appena detto vi permette ogni volta di selezionare un singolo ramo. Ok? Un passaggio di questi, diciamo, una navigazione MCTS. Allora, qui ci sarebbe un esempio che però lo facciamo. E finalmente arriviamo ad AlphaGo. Allora, ripetiamo. Per giocare a Go abbiamo capito cosa serve per far giocare il computer. Non possiamo farlo giocare esaustivamente, no? 10 alla 350, troppa roba. Ci serve una funzione valore per accorciare la profondità e una distribuzione di probabilità, una policy per accorciare l'ampiezza. La funzione valore è una funzione. La policy, la distribuzione di probabilità, è anch'essa una funzione. Questo è chiaro a tutti, anche agli ingegneri. Perché parliamo tutta roba discreta, no? Quindi è un insieme di numeri e quindi una funzione vettoriale. Perché metto l'accento su questa cosa? Perché io ho avuto questa illuminazione sulle reti neurali, che ho sempre trovato un po' difficile da capire che cosa sono, eccetera, un insieme di strati e poi ci sono questi pesi e c'è un meccanismo magico che fa la derivata della funzione composta, torna indietro in maniera numerica con dei trucchi numerici, approssima i pesi, li migliora, eccetera. Alla fine di tutto, forse potete pensare questo per chiarirvi le idee sulle reti neurali. Una rete neurale è uno dei tanti metodi che esistono nel mondo, nella matematica, per approssimare le funzioni. Una rete neurale prende un input e dà un output. Un input che può essere di un numero o 20 numeri, un output che può essere un numero o 20 numeri. Parliamo di reti neurali multinumeriche, eccetera. Queste sono funzioni, no? Il fatto che non sia la funzione solita y uguale x quadro più 1, data una bella formula chiusa e magari anche derivabile infinite volte, questo è un altro paio di maniche. La rete neurale è una funzione estremamente complicata. Questi famosi strati di cui si parla sono semplicemente tante funzionine che tutte composte insieme vi vanno a dare alla fine l'output finale. No? Tutte queste funzioni di attivazione di vario tipo, la sigmoide, REM, eccetera, alla fine la rete neurale è una funzione ed è un modo molto comodo, nonostante la parente complicazione, per approssimare delle funzioni di cui non sappiamo il valore. La funzione valore e la policy, queste due funzioni che sono da giocare a Go, sapete quanto valgono? No. E allora usiamo delle reti neurali per approssimarle. AlphaGo, a questo punto sapete che cos'è? È una rete neurale che si chiama policy. Indovinate che cosa approssima? La funzione valore o la policy? La policy, bravissimi. Un'altra rete neurale che si chiama value network. Indovinate cosa approssima? La funzione valore. Queste due cose vi ho fatto vedere prima, che sono quelle che servono al metodo Monte Carlo di navigazione dell'albero per navigare l'albero e fare le partite. Questo è AlphaGo, nella sua cosa più semplice. Ok, adesso ci sono un po' di lucidi di dettagli tecnici, quindi qui soprattutto chi è interessato può fare le domande sulla struttura specifica delle reti. Io ve li metto, vi guardate un po' di numeri e vi dico le cose che mi sembrano importanti. La prima cosa importante di AlphaGo è questo. Quando si fa una rete neurale per approssimare una funzione, si deve decidere la struttura. Che tipo di rete neurale è? Intanto è una rete profonda o una rete shallow? Siamo qui, il gruppo Deep Learning Italia, ovviamente è una rete profonda. È una rete a convoluzione o no? Il Go, ce l'avete un po' in mente questo Go di cui stiamo parlando? Pedine bianche e nere. Immaginate la dama. Dimenticatelo, è un giocatore di Go. Il Go è come la dama.
No, vabbè, c'è le pedine bianche e nere. La dimensione è 19x19, le pedine sono più piccole e più belle, tipo Mentos, esatto, pensate alle Mentos, bianche e nere. Comunque, se voi pensate questa tavola con queste pedine bianche e nere messe sopra, vi giuro, quando la guardate voi dite che bello. Cioè è un quadro fatto con pedine bianche, pixel, bianche, immagini in bianco e nero. Vi è stato detto che le reti a convoluzione sono le migliori per il riconoscimento di immagini. Qui è stata anche l'idea interessante di chi ha fatto questo software, questo DeepMind, questo gruppo di lavoro, è stato dire: così come le reti a convoluzione riescono a tirar fuori la caratteristica di questa forma e dire è un gatto, che se ci pensate è una... cioè non è che è un gatto perché è un gatto, cioè c'è qualcosa che tira fuori, voi riuscireste a descrivere un criterio per dire che una certa foto è un gatto? No, la rete neurale ci riesce. Allora dice, voi riuscireste a descrivere guardando una tavola di Go se vince bianco o vince nero? No, magari una rete neurale ci riesce. Cioè l'idea è stata trattare l'affermazione vince bianco, vince nero, come è un gatto, non è un gatto, no? Questa è l'idea, bellissima. Scusa, al 48 per cosa sta? Non dovrebbe essere più bianco di Go? Allora, la tavola del Go è 19x19, ok? Quindi voi dite, la rete neurale è un quadrato 19x19, che ha convoluzione, quindi mima l'immagine della tavola del Go, e in realtà no, perché per ciascuna posizione la rete per funzionare ha bisogno in input anche di tante altre caratteristiche. Per esempio, su una posizione tu ci devi mettere se c'è una pietra bianca, uno strato, se c'è una pietra nera, un altro strato, se è vuoto, un altro strato, non lo so. O forse uno solo. No, se è vuoto non serve, se no ci sono pietre bianche. Poi, altre caratteristiche che sono servite ai programmatori, vedere quante libertà c'ha, questo è un aspetto tecnico specifico del gioco, sono conoscenze di dominio, main knowledge. Per esempio, dire quante libertà ha quella pietra e le altre pietre a cui questa cosa è attaccata, AlphaGo ha bisogno di sapere se ce n'ha una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto o più di otto, curiosamente. Questo vi dà altri otto piani per descrivere questa caratteristica, perché ovviamente chi è pratico di deep learning capisce che non posso implementare questa caratteristica con un piano solo e valori da 1 a 8, perché ci sarebbe un'implicita assunzione di linearità nelle libertà, eccetera, invece voglio separarle, quindi farò un singolo piano per dire se ha una libertà, un altro piano per dire se ne ha due, e così via. Ok, altre domande su questa cosa? Quindi se ce ne sono un piano in base a quanti libertà, per esempio per le libertà di questi otto piani su ogni pixel, su ogni posizione è sempre acceso uno e uno soltanto, sì, quindi sono un po' sparsi questi tensori, no? C'hanno molti zeri. Scusa, una domanda, prima parlando delle reti convoluzionali che ho parlato ho ricordato che ci sono i kernel che consentono di passare dall'immagine al primo livello di convoluzione e così via. In questo caso esiste un concetto del genere, perché se tu perdi un pixel e un gatto, va bene, che se ne frega, perdi una pedina, perché l'hai sintetizzata con un kernel, che non capisci niente. Beh, la rete è a convoluzione, i filtri sono, mi sembra, 3x3. Però sono 192, non perdi una pedina. Ok. Perché sono filtri 3x3 che shiftano di 1. Ok. Si chiama stride, no? Quindi riescono a riconoscere la cosa, però sì, questa cosa ha un po' di miracoloso. Vi ricordo che spesso le reti neurali funzionano, ma noi non riusciamo a capire perché funzionano. Ah, una cosa importante, forse non si riduce la dimensione salendo, perché questi cosi che hanno stride di 1 e debordano, in modo che al primo livello è 19x19, al secondo livello è ancora 19x19, non l'hai ridotto come avviene quando tratti un'immagine di solito. Al terzo livello 19x19, dopo un po' comincia a ridurre quando ha raccolto abbastanza feature. Allora, va bene. Allora, come si è allenata questa rete neurale di AlphaGo? Come si è allenata? È importante per poi parlare di AlphaGo 0.
ha usato un insieme di allenamento di 30 milioni di posizioni estratte da partite di professionisti, di esperti non professionisti. Attenzione, qui c'è una cosa molto carina, onore a Google per questa cosa. Google non era interessato a fare un software che battesse le persone più forti del mondo. Se avesse voluto far questo, avrebbe fatto l'allenamento sulle partite dei giocatori più forti del mondo. Mi fregava assai a Google di questa cosa. Google voleva fare un software che riuscisse a imparare, per cui dice: io lo alleno per non perdere 1000 anni da giocatori già abbastanza forti, ma poi voglio vedere se riesce a imparare così tanto da battere anche i professionisti. Ecco perché ha fatto un training set con queste 30 milioni di posizioni e poi ha allenato quella rete di policy con rinforzo, questo apprendimento che si fa facendolo giocare da solo contro se stesso. Ok? Poi ha fatto la stessa cosa con la funzione valore. La funzione valore l'ha allenata direttamente su un training set di posizioni prese da partite della policy rinforzata. Quindi, se volete, erano già partite superumane. Quindi la funzione valore è stata addestrata direttamente in questo modo. Poi un dettaglio tecnico, c'è un'altra terza rete neurale, una policy più veloce, perché in certe situazioni, quando si fa il metodo Monte Carlo, serve velocità, non ci si può permettere. Per fare quelli che si chiamavano i play out, vi ricordate, per arrivare fino in fondo devo poter decidere in fretta che ramo prendere nella navigazione dell'altro. I 48 piani dicono che AlphaGo ha una conoscenza molto specifica del Go. Cioè AlphaGo sa che cosa sono le libertà, AlphaGo sa che cosa sono gli occhi nei gruppi, AlphaGo sa quando una cattura porta a nakade. Voi lo sapete quando una cattura porta a nakade? Io l'ho imparato oggi per questo seminario, per caso di vita. Questi 48 sono specifici per AlphaGo, cioè quindi non si inizia il gioco del Go. Sono specifici per AlphaGo, è come AlphaGo ha scelto di memorizzare, immagazzinare le informazioni e ha deciso di servire a questo. Attenzione, l'ha deciso come? Facendo esperimenti. Avrà provato prima con 24 o 48, magari di più, ha visto che di più erano troppi, eccetera. Però la cosa che deve rimanere in mente è che AlphaGo è molto, molto, in AlphaGo è molto cablato il gioco del Go, cioè fare un alfa scacchi da questo software significa buttarlo via e riscriverlo da capo. Ok? Dimmi che non se ne è. E quando catturi un gruppo di pietre e quello ti lascia una forma morta. E ce ne sono 8192 su queste forme cablate dentro AlphaGo. Staccate sono forme morte. Ok, quindi 17.000 rotti neuroni di input. Poi, altra cosa misteriosa di AlphaGo, se andate a vedere come è fatto il software, a un certo punto vi dicono: e questa roba è Pippo per tau o per flutto, dove tau è uguale a 0,8, no, dove tau, la temperatura dell'atmosfera, dove beta uguale a 0,67, voi leggete l'articolo e dite: perché 0,67? Perché Google avrà fatto esperimenti con 0,68, 0,66 e 0,67 era quello che funzionava meglio. E per un matematico questa cosa è molto poco soddisfacente. Sono cose misteriose, cioè non sono misteriose, ma proprio sperimentali. Ce la vedo. C'è qualche teorema che dice che B uguale 0,51 non funzioni meglio? Assolutamente no. Quelli erano software per vecchi, adesso non so se c'è questo concetto, va a finire a fare questo tipo di temperatura. Questo di 0 è tenuta leggermente più alta per cui 30 mosse e poi viene raccontato a 0. Ah ok, quella di AlphaGo 0 per essere dicendo, sì, sì, non del tau. 30 mosse 1 e poi c'è 0, su AlphaGo 0, su AlphaGo 1 lo so. AlphaGo 0 è un po' diverso. Hardware, il primo software aveva 1200 CPU e 176 processori grafici, poi Google ha sviluppato le TPU, cioè processori, abbiamo detto, espliciti per fare deep learning, espliciti per fare questi conti. E sulla versione che ha battuto l'Easy Dog, ricordate la versione di AlphaGo successiva,
ce n'erano 48 di queste TPU, ma erano TPU un po' scrause, diciamo di prima generazione. L'ultimo AlphaGo, quello che ha battuto il vero campione del mondo, il 19enne cinese, eccetera, eccetera, ce n'erano solo 4, ma erano estremamente più potenti. Qui parliamo dell'hardware con cui la macchina ha giocato le partite, non dell'hardware con cui la macchina si è allenata, ok? Perché per allenare AlphaGo Master, sì, credo, per allenare AlphaGo Zero ci sono state un 5.000 TPU. AlphaGo Zero 5.000 TPU e poche ore, AlphaGo Zero un migliaio di TPU e AlphaGo Master non hanno, non credo che l'abbiano detto. L'hanno detto, ok. Perché questo è ancora l'AlphaGo, quello che gioca solo a Go, ok? Bene, adesso sapete perfettamente come funziona AlphaGo. Siete contenti? Sì. Dimenticatelo. Nessuno usa più AlphaGo. Perché? AlphaGo è cablato Go. Io lo voglio usare a tutti i giochi. Inutilmente complicato. Complicato? L'avete capito, è complicato. Inutilmente? Perché inutilmente? Beh, perché ho fatto un software molto più semplice, con una rete neurale sola invece che tre, con caratteristiche, adesso vedrete, estremamente semplici. E questo software funziona molto meglio di AlphaGo. Allora perché dovrei complicarmi la vita e usare AlphaGo, ok? Quindi gli ultimi 20 minuti che avete ascoltato sono stati inutili. No, vabbè, mi hanno convinto del fatto che AlphaGo è stato un pezzo di storia. Ok, nasce AlphaGo 0, ottobre 2017, quindi ragazzi parliamo dove, quanto siamo adesso? Marzo, quindi parliamo di 5 anni fa. Allora, AlphaGo Zero, prima cosa, c'ha una singola... Ah no, aspetta, allora, stavo per fare uno spoiler, oddio. Allora, questo lucido vi dice ancora come funziona AlphaGo. Voglio dirvi l'idea che c'è sotto AlphaGo Zero. Allora, ricapitoliamo AlphaGo. Policy Network allenata con l'aiuto umano, poi allenata con l'aiuto di se stessa, Reinforcement Learning, quindi diventa superumana. Poi viene usata per allenare la funzione valore, che quindi è superumana la funzione valore. Fine dell'allenamento, ok? Adesso il software gioca usando la ricerca Monte Carlo in ogni partita che giochiamo. Gioco contro il software si mette e comincia a usare la ricerca Monte Carlo. Il software gioca contro di te e comincia a usare la ricerca Monte Carlo. Ogni volta in questa ricerca Monte Carlo usa quelle reti di continuo. Ok, la ricerca Monte Carlo, non siamo andati molto a fondo, ma è comunque una cosa dispendiosa, complicata, eccetera, eccetera, eccetera. Idea di AlphaGo Zero. Scusate, ma sta ricerca Monte Carlo, non potevamo farla prima a livello della policy? Cioè, quando abbiamo fatto migliorare la policy ha giocato delle partite, no? Contro se stessa. Perché non la facciamo giocare con il metodo Monte Carlo in maniera tale da far sì che la policy impari non solo le probabilità di vittoria di quelle cose, ma anche le probabilità di vittorie facendo il metodo Monte Carlo? Se facciamo questa cosa, non so, che è un po' confuso, ma le reti neurali sono così, un po' magiche. Comunque, se noi riusciamo a fare questa cosa, il metodo Monte Carlo va dentro alla rete neurale. E a quel punto giocare contro AlphaGo significherà semplicemente per AlphaGo calcolare la rete neurale. Qual è il valore della foglia in questa posizione? Rete neurale, dimmelo. Il genio di prima. Non rete metodo Monte Carlo, fai tutte le simulazioni e poi tra 10 minuti, quando hai finito di pensarci, dimmelo. No, rete neurale, calcola il valore di questa foglia. Rete neurale, calcola le probabilità di tutte le mosse possibili da questa foglia. Questa è stata l'idea geniale di AlphaGo: implementare la ricerca MCTS dentro alla rete neurale. Per voi che desiderate, i pochi matematici ci sono qui, questa tecnica si chiama tecnica di operatore di improvement, di operatore di miglioramento di una policy. Cioè, il metodo Monte Carlo è stato usato per migliorare una policy preesistente. In termini matematici, mi piace dire questa parola,
la policy ottimale di AlphaGo 0 è un punto fisso di questo operatore che agisce sulle policy. Quindi scusa, nell'AlphaGo originale nel monte Carlo di Sergio non si usava la rete neurale per la navigazione dell'albero, quindi nell'AlphaGo 0. No, nell'AlphaGo si usava pesantemente la rete neurale nel metodo Monte Carlo, la si usava ogni volta che si giocava. Adesso è il contrario, è la rete neurale che usa il metodo Monte Carlo. Capito? Non è il metodo Monte Carlo che usa la rete neurale, questa è la cosa che viene in mente. Adesso io, quando alleno la rete neurale, le faccio usare il metodo Monte Carlo, in modo che quando poi è allenata, magicamente il metodo Monte Carlo sta lì dentro. Scusa, all'inizio la rete neurale però è stupida, perché è inizializzata pseudo casuale. All'inizio gioca completamente. Però per arrivare a dare, a imparare, a rinforzare veramente, comunque una volta non arrivare in fondo, a partita casuale, sì. E dice, ho vinto o perso tu, vabbè, e in base a questo mi sarà. Esattamente. E così via. Il gioco, ho perso, allora quelle cose ho fatte erano sbagliate. Quindi impariamo. Per cui il rinforzo dei pesi avviene dopo che arrivate fino in fondo per n volte, si ritorna un po' sul concetto delle epoche. Per ogni partita, comprende quelle poi del campionamento, sto imparando qualcosa. Certo. Ogni partita in realtà lavora a batch di 2048 posizioni per volta, adesso lo dico in dettaglio. Appunto, sì, il concetto è questo, che gioca da solo, finisce la partita. Attenzione, finire la partita all'inizio per AlphaGo 0 non sa neanche cosa significhi, perché le regole non è che gli dicono quando finisce la partita, le regole gli dicono che mosse giocare. La partita finisce con dei criteri, in particolare il criterio per far finire una partita è dopo un certo numero massimo di mosse oppure quando si raggiunge una certa condizione di regole del gioco. Okay? E a quel punto in genere le prime partite che fa AlphaGo 0 contro se stesso finiscono che se un giocatore normale le guarda non hanno senso, non sono finite in realtà. Però questa è una cosa tipica del gioco, anche quando due principianti giocano, spesso se qualcuno di voi ha provato a giocare a Go, le prime partite che fa non sa quando è finito il gioco, perché è una caratteristica di questo gioco effettivamente, deve chiedere a qualcuno, ma è finito? E tu gli dici, no, tu non lo vedi che c'è ancora questa mossa da fare, è una cosa che si impara con l'esperienza appunto. Comunque AlphaGo 0, dettagli, usa una singola rete neurale. In ingresso c'ha semplicemente la rappresentazione della tavola, non c'ha più i 48 strati sulla tavola. In realtà c'ha la rappresentazione della tavola e per motivi di regole gli servono anche gli 8, la storia delle ultime 7 partite, per avere le ultime 8 configurazioni. Ma sono due piani? Sì, 8 per 2 sono 16 piani, più 2 per 2 si tocca via con quindi AlphaGo 0, come vi ricordate prima tutte le cose che doveva conoscere AlphaGo? AlphaGo 0 ne conosce pochissime, giusto questa roba qui, queste sono le pochissime cose, perché il scopo per Google di questo software era dimostrare che si può fare un programma che può imparare senza sapere niente di specifico del gioco. Quindi in particolare, lo dico ai miei amici giocatori di Go, AlphaGo 0 all'inizio non gli viene neanche detto di non coprirsi gli occhi. AlphaGo 0 nelle prime partite che fa mosse che sono di suicidio praticamente. Sono mosse, come dire, se negli scacchi fosse permesso mettere il re sotto scacco, è come se AlphaGo facesse questo. Dopodiché perde e da lì piano piano generalizza e inferisce che forse il re sotto scacco non ce lo deve mettere, sennò perde. Ok? Allora, sto domando, certo, ma cioè c'è regole che so che vengono filtrate, se cerchi di fare una mossa illegale viene, cioè, immagino nelle regole gli si dice anche quali sono le mosse legali, cioè immagino che tra le mosse legali è probabile. Allora, comunque costruisce un albero, costruisce comunque un albero minimale e poi sceglie la capacità di più. Però se a un certo punto si può fare una mossa illegale. Vengono azzerate. Non vengono considerate le proprie mosse. Vengono azzerate. Prima di far usare la mossa. C'è sempre questo filtro, è quello che è il fatto che parla della legale.
Il risultato però del tasso di massa è così, ma è così, fino a zero, è normalizzare. Allora, qui ancora dettaglio, ma non ve lo dico. Qui sono ancora questi sono dettagli numerici, quelli che dicevamo prima. Per imparare, appunto, che cosa fa? Gioca 25.000 partite contro se stessa, poi fa ricerca MCTS per 1600 iterazioni. Alla fine di queste 1600 iterazioni, nei nodi ha accumulato certi dati, in particolare ha accumulato il dato quante volte sono passato in questo nodo. Per come funziona questa ricerca, da quello che avete visto prima, passare nel nodo lo fai quando pensi che quella mossa sia promettente. Quindi un nodo in cui sono passato tante volte sarà un nodo con una probabilità di essere una mossa buona alta. E quindi alla fine cosa faccio? Prendo come probabilità migliorata, se volete questo è l'apprendimento, questo numero di volte che sono passato per quel nodo elevato da 1 su tau. Questo tau è la temperatura di cui parlavamo prima, che all'inizio è vicino a 1. 1 per 30 mosse e poi, poi va verso... No, alla 0 proprio. Alla 0. Prende il massimo. E quindi a quel punto prende il massimo che corrisponde alla mossa che è stata visitata più volte, che è ragionevole. Più che ragionevole, in questo modo riesce a battere tutte le versioni precedenti di AlphaGo. Quindi non è solo ragionevole, ma funziona. Ripeto, il modo migliore per vedere che questa roba è giusta è farlo giocare contro i giocatori più forti al mondo e vedere che stravince. Ok? Va bene. Qui, ecco, questo è molto carino, l'ho trovato su internet, è un cheat sheet, cioè un foglio da tenere sul banco quando si fa un compito in classe. È un PNG, se si prende l'originale si può ingrandire a piacimento, si legge molto bene e vi garantisco con questo, con un po' di lavoro, se volete capire come funziona AlphaGo 0, è fatto. Qui c'è scritto tutto. Non sarebbe possibile con AlphaGo questa cosa, infatti non l'ho trovato per AlphaGo, perché AlphaGo è molto più complicato. Il motivo per cui si riesce a riassumere AlphaGo 0 in un singolo foglio è perché AlphaGo 0 è estremamente semplice come struttura, è una rete sola, che gioca un MCTS semplice. Siccome l'ho fatta vedere prima, tra l'altro so che ha usato una funzione residuale, una CNN residuale, che ha permesso un incremento ulteriore di... Secondo me queste parole qui che non si leggono sono residual. Sì, residual evolutional layer. Sono tipo 20. Ok, su questo dettaglio se vuoi poi lo guardiamo. Tra l'altro vi dicevo sono usciti su Nature questi lavori e sono anche leggibili, sono carini, cioè provate a leggere, sono divertenti perché fanno storia e si capiscono più o meno a seconda del background, però secondo me vale la pena. Questo di AlphaGo 0 è disponibile gratuitamente su richiesta dei lavoratori. Il primo forse no, però diciamo. Ok, a un certo punto, questo ve l'ho detto, AlphaGo 0 diventa Alfa 0 dopo solo 40 giorni. Questo è un articolo sull'archivio, quindi ancora non apparso su Nature, mi chiedo se anche questo ci andrà. E qui un po' di numeri divertenti, appunto. Alfa 0, sapete, negli scacchi, in tutti questi giochi, è possibile misurare, c'è cioè un grado, ok? Negli scacchi si chiama Elo, nel Go si chiama Gor. DeepMind, diciamo, che ha fatto questo software ha misurato la forza di Alfa 0 negli scacchi giapponesi e nel Go dopo rispettivamente 2 ore, 4 ore e 8 ore e come forza teorica dopo 2 ore superava il campione del mondo di Shogi, il software proprio del mondo di Shogi, dopo 4 ore superava Stockfish, il software proprio nel mondo di scacchi, e dopo 8 ore superava AlphaGo 0, che fino a quel momento era il software più forte al mondo di Go. Però voi giustamente dite, questo non basta a dire che Alfa 0 era più forte negli scacchi, dobbiamo fare veramente una partita con Stockfish, non solo guardare il numero e chi è più grande, più forte. Facciamo allora un torneo contro Stockfish, 100 partite, allenandoci nelle migliori delle condizioni, con
9 ore di allenamento per Alpha Zero e 64 thread di ricerca e 1 GB di cache, che non so cosa significa, ma penso sia roba buona. No. E facciamo un torneo di 100 partite. Questo ve lo dico, ragazzi, perché questo è più che sensazionale quello che è successo. Se c'è qualche scacchista qui, forse tu, no, dietro tu, non vedi tu che mi facevi osservazioni sugli scacchi? Ah no, forse ragazzi, ok. Allora, guardate i risultati. Alpha Zero ha vinto solo 28 volte, ha fatto 72 pareggi. A un occhio poco allenato può sembrare un risultato, ma ah, vabbè, ha pareggiato, mica ha fatto solo granché. Beh, negli scacchi il pareggio è il risultato più comune, molto raramente nelle partite si vince. Già questa 28 su 100 è una percentuale molto alta di vittorie per un torneo, altissima, ma c'è qualcos'altro di assolutamente pazzesco per chi gioca a scacchi. Ragazzi, negli scacchi non esiste che si vince con nero. Nero è il secondo, nero è svantaggiato, nero incrocia le dita e dice speriamo di pareggiare. Una partita che finisce in pareggio, in qualche modo nero è contento, ok? Alpha Zero è riuscito a vincere 3 volte con nero. Questa cosa è assolutamente incomprensibile, proprio. Ok. Per capirci, uno dice, vabbè, ma Google c'ha un sacco di potenza di calcolo, analizzerà un sacco di posizioni. In realtà Alpha Zero analizza 80.000 posizioni al secondo. Stockfish ne analizza 70 milioni. E perché Alpha Zero vince? Evidentemente la sua analisi è molto più accurata, la sua policy gli permette di ridurre l'ampiezza dell'albero, come dicevamo prima, e Alpha Zero, di tutte queste 15 mosse che Stockfish magari ha analizzato perdendoci un sacco di tempo, Alpha Zero fin dall'inizio dice no, guarda, di queste 15 ce n'è solo una promettente, quindi io guardo solo quella. Ok, e funziona, e vince. Bene, quasi finito, coraggio. Alpha Zero, Alpha Go Zero, Alpha Go, tutta roba fatta da Google, non ha distribuito il codice, ha spiegato bene come funziona, eccetera, eccetera, però non ha dato il codice. Poi c'ha della potenza di calcolo inarrivabile. Per allenare Alpha Go Zero su un computer di quelli anche potenti che possiamo avere a casa ci servirebbero 1700 anni. Un po' troppo, no? Sarebbe bello poter riscrivere questo software e farlo distribuito, metterlo in giro e dire alle persone: datemi tempo macchina, fate le partite sui vostri computer e alleniamo tutti insieme questa rete neurale, una rete neurale democratica. Questo progetto esiste, è fatto da un italiano che si chiama Pascucci, che vive in Belgio, si chiama Lila Zero, ed è questo, lo potete scaricare, guardare, vedere come funziona, è anche molto istruttivo per come funzionano le reti neurali. È fatto conseguentemente su architettura client server, quindi per essere distribuito, potete contribuire nella comunità a far girare questo software e allenare le sue reti installandolo sul vostro computer, purché abbiate una scheda grafica, se no senza storia, nessuno se ne fa nulla delle vostre partite. E, perfetto, notizia dell'ultima ora, per caso, ieri sera, notte, Lila Zero, per la prima volta, dopo mesi e mesi di allenamento, ha battuto una professionista coreana di 2.5 punti, e anche questa è una piccola notizia storica. Professionista coreana, peraltro molto carina, e un giocatore di Go, siamo tutti tristi del fatto che è stata battuta. Ok, vabbè, questo sarebbe un grafico che dice la professione, ma lasciamo stare. Ora, AlphaGo Zero, Alpha Zero, Lila Zero, sono software eccezionali, ma hanno dei piccolissimi difetti. Il difetto, avete notato, ho appena detto, Lila Zero ha vinto contro la professionista di 2.5. E vi ricordate tutta la cosina che facevo scherzosamente all'inizio, Keijie che guarda le partite di AlphaGo contro l'Isidol e dice, ah, ma se avessi giocato io avrei vinto. L'Isidol che guarda quelle contro Fanui, ah, ma se avessi giocato io avrei vinto. Questa cosa non è un caso, questa cosa è dovuta intrinsecamente alla natura del funzionamento di queste reti neurali. Vi ricordate la policy cosa fa? La policy vi dà le mosse che più probabilmente vi fanno vincere. Ora, immaginate, tra un
milione di mosse, quante ce ne sono che vi fanno vincere di un punto rispetto a quante ce ne sono che vi fanno vincere di 100 punti? Così è intuito, io direi che sono molte di più quelle che vi fanno vincere di appena un punto, no? Rispetto a quelle che, quell'unica che vi fa vincere di 100 punti. Quindi un software che ragiona in termini quantitativi di probabilità inevitabilmente sceglierà le strade che portano alle vittorie con pochi punti. Questo per la comunità zoistica è un problema, perché noi vorremmo usare il software per imparare e dire qual è la mossa migliore in ogni momento, mentre AlphaGo gioca, arriva a un punto che sta stravincendo, e a quel punto tutte le scelte che fa sono scelte di caso, sono tutti errori, sono tutte mosse sbagliate, errori che non bastano a fargli perdere la partita, ma sono errori che lo fanno arrivare a vincere di mezzo punto, un punto e mezzo, due punti e mezzo, e così via. Sarebbe bello avere un software che permette di decidere a priori di quanto vincere. Dire: software, adesso voglio vedere se riesci a vincere contro di me 30 punti, provaci. Ok? Questa cosa non è possibile con i software attuali. Allora c'è. C'è questo progetto che si chiama SAI, Sensible Artificial Intelligence. Mi piace la figura, Francesco? Molto. E niente, qui ci sono varie idee molto molto fighe in questo software. La funzione valore è vettoriale, che permetterebbe di dare delle probabilità di vittoria per diversi livelli di bonus malus per i giocatori. Quindi permetterebbe di decidere a priori il punteggio, e la policy a quel punto tramite uno potrebbe scegliere un compromesso tra probabilità di vittoria e punteggio. Quindi voglio sicuramente vincere, scelgo un punteggio basso. Ho bisogno, mi è stato chiesto di vincere con un punteggio alto, e vabbè, sceglierò evidentemente avrò probabilità di vittoria più basse. E poi questo software dovrebbe permettere di fare anche addestramento tra reti di livello diverso. Questo in modo da poter dire non solo questa rete è più forte di questa, ma questa rete è più forte di questa di 5 gradi, che nel Go sono classificate con le pietre. Gli autori di questo meraviglioso software siamo io, Francesco, lì che stava interrompendo il continuo. Gli autori futuri, perché il software ancora non esiste. Poi Carlo Metta, che è lì, che forse qualcuno di voi conosce, è un matematico, e Gianluca Amato, che è un mio collega di Pescara, che sta qui solo spiritualmente. Dove trovate SAI? Grazie della domanda, non lo trovate perché è ancora in fase di sviluppo, ma siamo stati invitati a parlare di questo software, prima ancora di averlo, probabilmente, in Cina a metà ottobre, quindi se passate da quelle parti a metà ottobre siamo molto felici di vedervi. Ma ultima cosa pubblicitaria e poi vi giuro, dopo guardate c'è però quest'anno succede una cosa spettacolare a Pisa, c'è il congresso europeo di Go, cioè l'evento più importante del Go. Dovete imparare a giocare a Go. Esatto, dovete imparare a giocare a Go e venire. In particolare per voi che siete interessati di deep learning è molto probabile che ci sarà uno degli autori principali di AlphaGo. Ci sarà una conferenza scientifica sul Go, non a Sachs, ma come si chiama? Aja Wang. E stiamo organizzando una conferenza scientifica, ovviamente, con interventi di vario tipo. In particolare ci sarà Pascucci, lui è già confermato, già accettato, per ora è il primo speaker. Pascucci è diciamo anche lui esperto in queste cose. E ragazzi, è un'occasione da non perdere, ci sarà forse tra 15 anni il congresso europeo di nuovo in Italia, sicuramente non a Pisa. E io organizzo una volta. Parliamo di 1000 persone a Pisa per un paio di settimane. Di giocatori, più famiglia. Tenete presente quindi tra il 27 luglio e il 12 agosto è molto probabile che entrando in un locale troverete delle persone che giocano a Dama. Vi prego. Grazie.